Sì, grazie Ministro. Lei ha potuto e noi abbiamo potuto agire soltanto in emergenza sul tema specializzazioni mediche e quindi bene risorse al Cura Italia e al rilancio. Il problema è uno però. Noi dobbiamo trovare un meccanismo automatico che inverta la condizione attuale. Noi oggi troviamo i soldi e in base a quelli finanziamo scuole di specializzazione. Dovremmo fare al contrario, dovremmo vedere qual è il fabbisogno di immissione di medici e su quello poi trovare risorse e coinvolgere oltre il Ministero anche le regioni, perché c'è anche una distanza di borse che vengono messe a disposizione a seconda della regione, perché sa bene che le risorse oltre a quelle nazionali sono quelle regionali, quindi quando non c'è un governo sensibile si rischia che in una regione non si faccia nessuna specializzazione medica. Per cui io la invito, troviamo insieme il modo con il Ministero della Salute per inventarci un meccanismo che ci consenta di non dover inseguire le risorse ad ogni legge di bilancio, ma individuare prima, a seconda della necessità di medici, quante risorse servono. E quelle risorse devono diventare incomprimibili. Se servono medici, non possiamo mettere in discussione con un emendamento di qualunque parlamentare il fatto che poi magari si sottraggono risorse e avremo meno medici in questo Paese. Io credo che su questo dobbiamo lavorare per trovare una soluzione definitiva. Grazie.